Che cos'è la dieta metabolica e perché funziona davvero? Sappiamo tutti che il metabolismo influenza in modo significativo il peso. Ma come possiamo approfittarne e perdere peso senza riprenderlo un paio di giorni dopo? Facile! Basta seguire una dieta metabolica. Sei curioso? Allora continua a guardare questo video, perché oggi ti spiegheremo tutto su questa dieta molto efficace. Ma prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche, così da non perderti nessun nuovo video. Ci sono svariati tipi di diete e tantissimi suggerimenti su come perdere peso, ma Diane Kress, nutrizionista statunitense, ha sviluppato la sua dieta. Nel 2009, la Kress ha scritto un libro intitolato Il miracolo metabolico. Si tratta di un libro basato sulla sua esperienza personale, su risultati scientifici e fatti medici. Il libro ha avuto così successo che il Daily Mail le ha conferito il premio Dietary Book of the Year nel 2010. Bene, di che metodo si tratta? Scopriamolo insieme. 1. Come funziona? Se ti è mai capitato di stare a dieta, probabilmente puoi confermare che di solito non è che ti aiuti a dimagrire sul lungo termine. Questo accade per un fenomeno scientificamente provato chiamato effetto plateau. Durante la dieta, il tuo corpo funziona in modalità sopravvivenza, ovvero cerca di risparmiare ogni singola caloria. L'obiettivo principale del fisico è quello di evitare di morire di fame, ecco perché considera le riserve di grasso come un vantaggio. In poche parole, quando mangiamo meno, il nostro corpo fa in modo che il metabolismo risparmi energia. L'obiettivo principale della dieta metabolica è quello di ripristinare alcuni organi, come il pancreas e il fegato. Forse a parole ti sembra spaventoso, ma non preoccuparti. Questi organi inizieranno a lavorare in un modo nuovo, che rinvigorirà il tuo metabolismo portandolo alla normalità. E questo significa dire addio a quei chiletti di troppo che proprio non riesci a buttare giù. Tuttavia, ci sono altre cose che devi sapere se decidi di intraprendere questa dieta metabolica. 2. Due tipi di metabolismo. Nel suo libro Il miracolo metabolico, Diane Kress distingue due tipi di metabolismo principali. Il metabolismo regolare o di tipo A è quello delle persone snelle in forma. Il metabolismo pigro o di tipo B, quello delle persone in sovrappeso. Il corpo di una persona in sovrappeso non è in grado di smaltire correttamente il glucosio, quindi le loro cellule adipose accumulano grasso con maggiore intensità. Questo può portare a un sacco di disturbi metabolici, tra cui dislipidemia, ipertensione e ridotta tolleranza al glucosio. Alcuni credono che riducendo le calorie si perda peso, ma purtroppo questo non è vero. E questo perché c'è un altro ormone che influenza il nostro metabolismo, l'insulina. L'insulina è responsabile della diminuzione della concentrazione di glucosio nel sangue. Una quantità eccessiva di insulina, d'altra parte, ci fa mangiare più zucchero e sottrae il glicogeno dal fegato. Questo porta ad un aumento del glucosio nel sangue, cosicché le cellule adipose iniziano ad immagazzinare il grasso in modo attivo. Tutto ciò costituisce un vero e proprio circolo vizioso. Mangiamo dolci per aumentare il livello di insulina, il che si traduce in un desiderio ancora più grande di mangiare dolci. Allo stesso tempo, se non consumiamo dolci o se non assumiamo glucosio, l'eccesso di insulina causa una forte sensazione di fame. Beh, così diventa quasi impossibile dimagrire. Ed ecco che entra in gioco la dieta metabolica, che riavvia il tuo meccanismo metabolico che non funziona come dovrebbe attraverso un approccio tutto particolare alla nutrizione. La dieta comprende tre fasi principali, ciascuna delle quali avente il suo regime specifico. Bene, è il momento di scoprirne di più. Le tre fasi. Prima di tutto, consulta il tuo medico prima di seguire la dieta. Siamo tutti diversi e non possiamo sapere come reagirà il nostro organismo, quindi consultare uno specialista è più che obbligatorio. Completare tutte e tre le fasi della dieta metabolica richiede tempo, ma per i risultati che otterrai ne vale davvero la pena. Lo scopo qui è quello di far smettere al pancreas di produrre un'incredibile quantità di insulina. In realtà si tratta di uno stadio a basso contenuto di carboidrati. La prima fase è divisa in 8 settimane. Non devi consumare più di 200 g di carboidrati al giorno. Diane Kress consiglia di dividerli in 5 parti uguali, il che fa circa 40 g di carboidrati a pasto.
L'autrice aggiunge che di base non ritiene utili le diete a basso contenuto di carboidrati a lungo termine. È preferibile piuttosto un'astinenza di carboidrati a breve termine, per normalizzare i processi di produzione di insulina senza l'utilizzo dei farmaci. Se vuoi ottenere risultati migliori, puoi anche eliminare i carboidrati veloci e quelli a rilascio lento, come pasta, semole e pane. Ecco un elenco di prodotti di base per la prima fase della dieta metabolica. Proteine, tra cui carne magra senza pelle, frutti di mare, formaggio magro, ricotta, uova, prodotti di soia non zuccherati. Grassi come burro, panna acida, margarina, maionese, oli vegetali, olive, avocado, noci e semi. Verdure. In particolare carciofi, asparagi, fagiolini, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, sedano, cetrioli, melanzane, funghi, varietà di peperoni, ravanelli e pomodori. Carboidrati consentiti. Yogurt, succhi, frappè, dessert senza zucchero e porzioni di altri prodotti che contengono non più di 40 grammi di carboidrati. Ricorda di mantenere la giusta misura senza esagerare e controlla sempre le dimensioni delle porzioni consentite. Non aspettarti che sia tutto in discesa, però. La Cress non ci nasconde che nei primi 3 giorni di dieta potremmo sentirci stanchi, a pezzi, irritati e affamati, senza contare che potremmo addirittura sentire debolezza e vertigini. Ma è proprio così che funziona il processo di adattamento ad una nuova dieta. Il 4º giorno, stato d'animo e salute miglioreranno senza dubbio. Una volta finita la prima fase della dieta, entriamo nella più piacevole fase 2. La cosa bella di questa fase è che perdi peso, motivo per cui dovrebbe durare il tempo necessario per consentirti di sbarazzarti di tutti i chili in più. C'è solo una regola in questa fase. Non si dovrebbero consumare più di 600 grammi di carboidrati al giorno, dividendoli in circa 120-200 grammi a pasto. Ecco che subito il tuo pancreas, ormai ripresosi, tornerà lentamente a lavorare in modo efficiente. Nella seconda fase potrai mangiare tutti i cibi che ti abbiamo elencato per la prima fase. Se vuoi, puoi arricchire la dieta aggiungendo anche alcune ricette per cuocerti dei piatti a basso contenuto di carboidrati, quelle di Diane Cress, che trovi tranquillamente online. E infine, quando hai raggiunto il tuo peso perfetto, inizia la fase 3. Questa fase dovresti seguirla per il resto della tua vita, in realtà. Non c'è motivo di preoccuparsi, perché le regole della terza fase non sono poi così severe. Si tratta di seguire una buona alimentazione. Se vuoi mantenerti in forma per il resto della tua vita, calcola il numero di calorie necessarie per il tuo peso. Non dimenticare che sesso, età, attività fisica e tipo di metabolismo, di cui abbiamo parlato all'inizio, sono fattori determinanti per una corretta alimentazione. Consumare una porzione limitata di carboidrati ad ogni pasto e mangiare 5 volte al giorno sono alcune delle nuove regole. Dovresti cercare di rifiutare i dolci da forno a tutti i costi, ma puoi fare poche eccezioni per dessert a 0 calorie o frutta dolce ogni tanto. In ogni caso, la quantità di carboidrati che consumi deve essere regolata. Ma questo non dovrebbe rappresentare un problema, perché a questo punto della dieta sarai già abituato. Ancora una volta, prima di intraprendere questa dieta, ti consigliamo di farti visitare da uno specialista, che ti dirà se è adatta per te e che cosa puoi fare per renderla ancora più efficace, in base alle peculiarità del tuo organismo. Oltre a questo, se segui le regole, la dieta metabolica sarà davvero efficace e trasformerà il tuo corpo in meglio. Quali sono la dieta migliore e quella peggiore che hai provato? Parlaci della tua esperienza nei commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere mi piace e fare clic su iscriviti, per rimanere sul lato positivo della vita.